Buonasera. Prima di tutto grazie per aver risposto così numerosi al primo appuntamento degli incontri d'autunno. Questa sera abbiamo il piacere di presentare il primo libro di Alessio Pietrezzo, nostro compaesano, nonché amico dell'Associazione Archeologica Ilori e collaboratore della nostra rivista Logos. Vorrei ringraziare Alessio proprio per aver scelto gli incontri d'autunno per la presentazione del suo libro. Adesso vi vorrei presentare gli altri ospiti della serata. Antonio Muloni, giornalista dell'Unione Sarda e direttore responsabile della nostra rivista. L'editore Davide Zedda, casa editrice La Riflessione. Il gruppo Strana Compagnia dei Mare di Oristano, che hanno aperto la serata. Detto questo, penso che ci sono tutte le premesse per passare una gradevole e interessante serata tutti insieme. Non voglio rubare altro tempo, lascio la parola all'editore Davide Zedda. Grazie. Questa serata, nasce già con l'equivoco. Ciò che avete sentito leggere non fa parte del romanzo che presentiamo stasera, ma è un racconto che l'autore ha scelto che si leggesse. Innanzitutto sottolineiamo questo, perché incominciamo a parlare del romanzo adesso. Io brevemente ringrazio coloro che ci hanno dato l'opportunità di essere presenti qui come casa editrice a presentare questo libro. Quindi grazie per l'ospitalità, grazie all'autore, grazie ad Alessio che ha collaborato attivamente con la casa editrice affinché la serata di stasera avesse come scenario un pubblico importante. Cercheremo di raccontarvi un romanzo molto bello. È chiaro che l'editore cosa potrebbe dire? Possiamo raccontare un romanzo forse brutto, e quindi il compito dell'editore è sempre abbastanza particolare, e non vi nascondo la mia timidezza in tal senso. È vero che le bugie hanno le gambe corte, quindi se questo fosse un brutto romanzo, entro poche ore potreste ricordare delle mie parole alcune falsità. Però è anche vero che quando una casa editrice crede in un autore, evidentemente qualcosa di buono c'è. E quindi mi assumo la responsabilità di quanto dico, perché sono convinto che questo sia un buon libro. Ma vorrei parlare di questo libro solo marginalmente, perché comunque abbiamo un relatore. E non è giusto assolutamente prendere la parola degli altri per appropriarsene e dire cose per cercare di nutrire solo ed esclusivamente l'ego proprio. Io vi vorrei raccontare un'altra cosa, vorrei raccontare quando e come ho conosciuto Alessio Pietrezzo. L'ho conosciuto diversi mesi fa, perché un libro non nasce dall'oggi al domani. Ho conosciuto una persona mite che si è diventata in ufficio come una persona priva di grandi ambizioni, con una grande umiltà, con uno stile molto dolce, un modo di fare molto attento, una persona capace di ascoltare, di ascoltarti con attenzione, di capire se ciò che gli stai dicendo può o meno aiutarlo nella sua causa. Quindi quello che gli dice, la prima considerazione è stata di stampo umano, avevamo a che fare con un signore, non è poco. E quindi io ringrazio l'autore Alessio Pietrezzo per questo suo modo di essere e di fare, cosa sempre più rara. Il libro
lo leggerete, sono sicuro che vi piacerà. Angelo Virtis da Solena. Solena è un paese che non esiste nella carta geografica della Sardegna, ma esiste nei cuori di tutti i sardi. Perché è quel paese dove tutto ha un senso, dove c'è la memoria, dove ci sono i ricordi, dove ci sono i profumi, dove ci sono i sapori, dove ci sono i nomi, dove c'è la terra, dove c'è la campagna, dove c'è tutto ciò che può mancare con forza a un giovane ragazzo che arriva a Milano per fare un lavoro molto importante, perché la sua famiglia ha fatto, ha portato avanti delle fatiche immani affinché quel ragazzo potesse avere una vita migliore rispetto a quella del paese, dei campi, non perché quella sia brutta, non perché quella non sia degna, tutt'altro, per un desiderio di riscatto sociale tipico di quegli anni, che in me, ne parlava prima nell'intervista televisiva Alessio, la situazione sta tornando un po' ad essere quella. E quindi Solena è un bellissimo paese che manca questo ragazzo che in un tribunale dove svolgerà un po' istituzionale, in un flashback, cioè in un momento. Questo libro non ha tempo, è atemporale. C'è un ragazzo che all'interno di un palazzo di giustizia quasi entra in uno stato di trance ipnotica e la sua mente torna in Sardegna, torna a Solena, rivive tutto, risente tutto, tutto gli appartiene, tutto gli manca, tutto è fortemente suo e vivo. Non è solo la storia di Angelo Virdis, che appunto è di Solena, anzi, è la storia di una famiglia dove il ruolo delle donne è il ruolo autentico della donna sarda. Una famiglia matriarcale, nel senso più bello del termine, nel senso più affettuoso possibile. A volte si dice matriarcale, patriarcale, già le parole suonano in maniera aggressiva. Nel senso più dolce della carezza della mamma, del ricordo delle nonne, delle zie, di tutto ciò che non può più tornare. E tutto ciò che non può più tornare può fare ancora più male. Un ricordo aiuta questo ragazzo in questa difficilissima vita, perché sì, va su a Milano, fa un bel lavoro, però è dura. Per i sardi in genere è molto dura andare fuori. Ma non è questo, dicevamo, è il racconto di una famiglia. Non voglio raccontare altro del libro perché non è compito mio, volevo solo raccontarvi due cose, altre due o tre cose. Certo, che stile, oggi bisogna parlare di stile.